Non sono un abile, un maestro viaggiatore, mi piace dove abito e da quando è successo l'inconveniente della malattia, quest'estate che ho avuto la possibilità con la carrozzina di uscire, perché per 4 anni non sono potuto uscire, mi è venuta l'idea di vedere il mio paese in un altro modo. Marco abita a Quarata, piccola frazione alle porte della città di Arezzo, un paese che regala scorci inaspettati ma che nasconde anche tante barriere per chi si muove su una carrozzina elettrica. Barriere che Marco ha voluto superare e al tempo stesso denunciare con un'arte, quella della fotografia. Mi è cascato il cellulare di mano. Quando sono andato a raccoglierlo mi si è sbloccato lo schermo e ho fatto una foto. Lui da sola. Io la sera ho guardato il cellulare, galleria, nuova immagine e dico, ma dove l'ho fatta questa foto? Non avevo riconosciuto nemmeno io il posto. E poi ho frugato nei pensieri sicuramente e mi sono reso conto che era un angolo del paese vecchio vecchio e mi è venuto l'idea, proviamo a vedere un po' Quarata invece che in piedi seduto. E è venuto fuori questa idea qua. Mi hanno aiutato degli amici, se no da solo sicuramente non ce l'avrei fatta, il babbo soprattutto. E è stata sì, Quarata vista da qui. Da qui, dalla carrozzina. I miei strumenti sono io, prima di tutto, la carrozzina, il cellulare e un dito. All'età di 35 anni gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Fino al 2018 ha continuato a lavorare, poi un peggioramento. Ho iniziato a stare a casa, iperattivo prima, quindi io fermo, mi sono trovato disorientato da tutto questo. Poi è stato il Covid e poi il Covid ha coinciso con il peggioramento mio. Il peggioramento mio, 2 bambini in casa. È stata faticosa. Però poi ho trovato il modo di avere questa carrozzina e da febbraio di quest'anno che riesco a uscire in qualche modo, a muovermi e ha funzionato, rimettersi in gioco funziona sempre. Marco però non si è arreso e con questa mostra, peraltro gli scatti sono anche acquistabili, vuole proprio dimostrare prima a se stesso, poi ai suoi 2 figli e a chi vorrà leggere questo messaggio che nella vita si può sempre cambiare prospettiva. Farlo spesso ti apre strade che diversamente non avresti mai percorso. Mi piace portare al massimo quello che io sono capace a fare, il talento, chiamiamolo così. Qua in questa situazione, 4 anni, 5 mi ci è voluto per capire cosa ero in grado di continuare a fare. Cosa sono riuscito a trasmettere prima di tutto per me. Mi è rimasto l'utilizzo di una mano e quella mano la devo sfruttare. Quello che ho sfruttato è il risultato, insomma, quello che ho fatto. Cosa posso insegnare? A fare 1000 cose, no? Però sfrutta al massimo quello che hai. E questo è il messaggio mio per me prima di tutto e poi anche per i 2 bambini, adolescenti che ho e mi piace, credo che sia un bel messaggio. Sfrutta al massimo quello che hai, sempre.